Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuto pubblico, nuova puntata di Cuochi e Fiamme. Tante ricette, tanti menù, nuovi concorrenti, la stessa, intramontabile, intoccabile, suprema. Giuria, fiammetta a padda. In stile... No. Ma hai tolto le parole di brocca. Molto Saint-Tropez. Molto Saint-Tropez, andrei al Nikki Beach a bermi una piscina. Yes. Cos'è la piscina, lo sai? Quel coso drink che bevi abitualmente tu a Saint-Tropez. E vino e ghiaccio insieme. Riccardo Rossi. Con 50 euro calice. Una casta Chiara Masi oggi. Casta, ma in realtà sotto. Ammazza, non avevo visto il pezzo sotto. Sì, sì. Pocahontas a cavallo della savana. Esatto. In centro a Milano. Da Reggiolo invece arriva Veronica. E più vicino da queste parti, Romano Alessio. Allora, sapete come funziona? Quattro sono le sfide da effettuare, le successive tre vi daranno i punti. La prima no, però chi la vince sceglie dopo, quindi è un piccolo vantaggio. È di manualità. Sfilettare un branzinetto, piccolino. Basta usare il giusto coltello e un po' di calma, perché un po', perché avete tre minuti. Via! Coltellino possibilmente alla maliscia, flessibile e non troppo spessa. Perfetto, quello è. Guarda che bel sorriso, no? Non importa che lo squamiate, ma che lo sfilettate. Quindi staccare i due filetti dal branzino. Io posso dire soltanto che alla scuola alberghiera, mannaggia, ai corsi di aggiornamento dei professori, te lo insegnano, cioè almeno a me l'hanno insegnato, spero che siano cambiate le regole, partendo dalla coda, tieni ferma la coda e poi fai vram, e fino a che non arrivi alla branchia dove hai fatto l'incisione si stacca il filetto. Ma essendo che la spina centrale del pesce è tonda e quindi ha uno spessore, se si parte di fondo e si va lungo la spina, ovviamente lo spessore della spina che sale dal filetto lo, certo, si perde di polpa. E su pesci addirittura piccoli come quello, ma comunque non va buttato via niente, si perde la parte da lì al dorsale. Quindi prima si incide alla branchia, poi si parte dalla testa sulla dorsale fino a metà filetto dove c'è il dosso. Sì. Si arriva fino in fondo, poi così il filetto si apre, si scavalla il dosso e si va giù lungo la ventrale. Oggi non lo sa fare praticamente più nessuno. In che senso? Che voglio dire, non ci sono più professionisti che lo sanno fare bene dalle origini, come arriva il pesce fresco. Difficile. Io adesso me la butterei lì. A volte, lo dico anche ai nostri autori così, potremmo buttar lì mentre loro cucinano, io vi faccio una piccola... Queste sono le cose che a casa vanno imparate, vanno sapute fare, perché comunque prendere il pesce non lavorato, perché a volte se va al supermercato si trova già il filettino già finito, eccetera, soprattutto nelle grandi città, però costa già di più, perché è già sto lavorato. Esatto. Spesso non c'è la lisca che può servirci per fare un fumetto. Dove c'è il vero sapore. Quindi, va bene saperlo. Io intanto vado a vedere come lo fanno, anche perché davanti alle telecamere... Ammazza! Fai la pescivendola? No. No? Ok, 1 minuto e 7 secondi ancora. Ti sposto questo. Sei più carnivoro o pescivoro? Forse più carnivoro, però il pesce appunto, se lo si riesce a trattare come si deve, può diventare... Allora, prendete il piatto, mettetelo sopra e vi prego anche di fare una cosa, questo mi prendo io la responsabilità. Mi mettete anche la lisca, così io faccio vedere quanto eventualmente ce n'è rimasto sopra. Voilà! Lei sta facendo già la prova di decorazione con una lisca di pesce, che non è facile. Sei veramente un... non lo posso dire. Veronica o Alessio? Io lo so che lui è, però devo farlo. Vabbè. Veronica. No, guardate bene anche quanta polpa c'è sul pesce, insomma, ditemelo con calma. Veronica. Quale preferisci tu, quello? Io questo. Fiammetta? Questo.
2-1? Sì. 2-1 Veronica. Non sono punti, è soltanto una prelazione sulla scelta. Quindi, pappardella alla norcina o club sandwich? Sono due cose opposte. Club sandwich. Brava. Sì. E il club sandwich è l'ingrediente base per la prova di abilità. Allora, il panino, se si può definire un panino, perché è un palazzo a piani di carré. Se è fatto bene, è pazzesco. Per farlo bene dovete fare la spesa. Per fare la spesa avete 30 secondi. In questi 30 secondi andate dietro di voi. Non vi scordate niente, altrimenti il campanello ve lo giocate così, anziché avere l'aiuto del sottoscritto. Via! Io lo farò un po' alternativo. Cioè, pane toscano, sciapo, cotto a legna, tagliato sottilissimo. Petto di pollo, pancetta stagionata non affumicata, un uovo, due foglie di lattuga, due foglie di pomodoro, un pochino di maionese, possibilmente allo yogurt, e dei cetriolini sotto aceto. Basta. Stop! Cos'è, papaya? No, patata americana, ostriche... Foie gras. Foca. Mazza, con l'ostrica? Foca. Foca. Come diceva Vasco, 10 minuti, via! Focca gli indiani! Per rimanere in tema con la gonnella di Chiaramasci, diceva Vasco Rossi. Allora, vero? Sì. Che fai? Allora, faccio il primo strato alla norma, cioè... Brava. Pomodorini e melanzane. Pomodorini, ti sposto la padellina. Grazie. Dai. Allora, vedo una griglia, serve per il pane, immagino. No, il pane lo metto in forno e la griglia serve per la melanzana. Il forno è già acceso, vero? Sì. Ah, ok. 160 gradi per la precisione. Sì. I nostri forni nuovi. Ti sei accorto che abbiamo cambiato i forni, Rossi? Sì, ho notato... No, mi hanno detto che i forni vecchi sono spariti da dietro le quinte. Non si sa di io se sono finiti. No, c'era uno che voleva cambiare il forno a casa. No, si... non lo so io. Io proprio non lo so. Allora, lui ha ancora il forno a gas. Beh. Quindi, tosti il pane dove? In forno. In forno, me l'hai già detto, scusa, mi distraggo. Perché c'è questo sorrisino, io mi distraggo. Sì. Poi. Sto vedendo una scena di Kill Bill. Bellissimo, allora la rammentiamo, però prima voglio vederti mettere la melanzana, che questa ci vuole un po' a cuocere. Ma devo aspettare che sia calda la griglia. Ah, ok. No? Però tagliala, dai. Sì, perché tu la farai questa grigliata, il pomodorino... Se hai detto alla norma, farai un sughetto. Esatto, e lo faccio subito. E poi ci metti questa nel sughetto? No. Sughetto e melanzana. Ok, va bene. Sei fidanzata? Sì. Con chi? Andrea. Ciao, Andrea. Da quanto? Pochissimo. 2 settimane? No, meno. Meno? Arila! Aspetta, ora gli ho detto pulisci dalle briciole, sennò fai un mix col pane. Ok, un attimo. Ricordiamo che c'è l'aiuto di Simone Ruggiati. Sì, soprattutto con i coltelli. Esatto, sì. No, ma non mi taglio mai io. Allora. Una crema di patate americane. Sì. Con del guanciale e dell'alloro. C'ha un titolo? L'idea sarebbe quella di dire che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Tipo? Allora, il club sandwich è composto da due parti che un po' si oppongono. E quindi... Tu lavora mentre parli con me. Diciamo, le due parti si oppongono e possono... essere rivoluzionate è un gioco rispetto all'idea di quello che è la rivoluzione, diciamo. Credevo che fosse niente. Quando hanno detto a Maria Antonietta il popolo non ha pane e lei ha detto dategli delle brioche e allora credevo anche che il contenuto fosse anche questo ricco può il pane essere, povero anche no, questo può essere un'idea è un panino però dentro un panino ci si può mettere qualsiasi cosa. Tipo? In questo caso mettiamo da una parte
dei carciofi saltati, diciamo così, un po' alla romana, ovviamente. Lavora, dai retta a Tato Simone, che vedo un sacco di ingredienti e sto cercando di capire. Uno è pronto. Velocemente. L'altra può essere pronta, perché buona sì, no, verrà scottata leggermente, comunque, perché... Tu hai 6 minuti scarsi, sai? Arriva, è pronto. Sai che è l'ultimo che ha detto così? Però, Simone, diciamo le cose esatte. È vero che è un panino, cioè c'è il pane, però... Il club sandwich non è esattamente un panino, è un club sandwich che era stato tradotto in periodo da D'Annunzio, siccome non si poteva dire parole inglesi, no? In tramezzino, che sarebbe la traduzione... Il tramezzo. Che poi invece è tramezzino. È un po' diverso. Sto pensando a cosa ci metto in tramezzo. Perché ho dato la ricetta e devo andare lì a darla. Torno subito, perché devo andare qua. Allora, intramezzo ai piani di pane toscano, unto d'olio, spizzicato appena di sale, tostato nel forno, non fino a farlo seccare troppo, ovviamente è un club sandwich alternativo il mio, faccio con l'uovo sbattuto appena, con sale e pepe, una frittatina. Il pollo lo faccio, prima cuocio il rigatino, lo faccio croccante, quindi la pancetta croccante in padella, la tiro su e nella stessa padella ci scotto il petto di pollo tagliato a fettine sottilissime. Metto poi insieme gli ingredienti ungendo, anzi condendo appena appena il pollo con la maionese e lo yogurt. Alterno alle foglie di lattuga il pollo e al pomodoro il bacon croccante. Faccio uno strato solo di frittatina, compresso il tutto così, e poi ci vuole una bocca tipo quella di Riccardo Rossi, perché è a più piani, ma è buono buono. Ovviamente il classico club sandwich si fa con il pane in cassetta, però io di pane sono legato alla mia terra e mi piace che sia un po' più... così, crunch. La difficoltà è mangiarlo poi, quando te lo portano all'albergo e fai... Ma infatti te lo portano, io credo nessuno ha mai capito come va effettivamente mangiato il club sandwich, perché non si può mangiare, nel senso che te lo portano tutto con le posate, così. Però... Ma non c'è niente da fare, è una cosa alta così e non... Un po' va pressato però. Sì. No, ma sì, insomma, è inutile pressarlo tanto, poi non deve essere troppo... pressato. È difficile mangiare. Comunque la cosa più importante del club sandwich giusto è che deve essere fatto tutto al momento. Invece e spesso, tutto alla temperatura giusta. Spesso purtroppo no? Quando si trova in alcuni posti mi trovo il bacon che è stato cotto molto prima, che quindi sì, è già un po' tutto così. Il pollo viene spesso messo sotto vuoto e poi rigenerato all'ultimo. Non è facile trovare, cioè ci vuole un albergo. Allora posso così raccontarti del mio hotel? Ricordo una notte di qualche anno fa, ero tornato da una serata, non posso dirti con chi, Rosario Fiorello, e a un certo punto con tutti quanti tornavamo molto tardi in Milano, in un albergo di cui non posso farti il nome, non lo faccio, va bene, e tutti sognavamo di addentare questo club sandwich perché era proprio famoso, che lo facevano molto bene al momento. E quindi tutti quanti eravamo lì con la bava alla bocca per questo club sandwich che era alto così. Te non hai grossi problemi. E non ho avuto problemi. Tu dici, ma come fai? Io non riesco. Vedo di venire anche da Pocahontas dopo. Allora, io intanto controllo la situazione e ve la riepilogo. Chiara, se vuoi darci la tua versione web sì, del club sandwich. Sì, io lo faccio con il pane in cassetta integrale, una guacamole di avocado e pomodoro. Pomodoro cuore di bue, e al posto del pollo metto delle fettine di tacchino al forno, sottile però. Sai come piace a me l'ovetto? Mi piace non cotto dall'altra parte, solo tipo così. Anche a me. Sai come lo blocco la cottura? La metto su un piatto. Anche a me. Perché sennò la padella calda continua ad andare avanti. Va bene, sarò messo su. No, non ho detto niente io, era come piace a me. Allora, bacon o pancetta? Bacon. Bacon. Affumicato quindi. Mazza, sì, mamma mia. Ma guarda che così ti lascia subito... Andrea. Lore Daniel. Pancetta. Andrea. Linda. Linda. Tratto da un film. Bella battuta, stupenda. Allora, melanzana grigliata così un po' neutrale, senza niente di condimento. No, adesso lo metto. Ok. Ma ne fai uno solo? No, ne faccio un altro. Dai. Cioè, 1:20. Veloci, 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 veloci. Allora, Ale, è fatto. Dai, allora, patè di foie gras spalmato. Patè di foie gras con dei carciofi saltati con delle foglioline di mentuccia, la padella bollente tolta dal fuoco per scottare leggermente le ostriche, che ovviamente sono buone crude, ma c'è chi non le mangia.
già aperte dal nostro vino, ringraziamolo. E ovviamente questa crema di patate veloce con un po' di guanciale per dargli... Spesso un po' di brodo vegetale aiuta, eh. No, ma lo metterò subito. Anche perché fra 35 secondi voglio i piatti. È fatto. Io ho visto che avevi troppi ingredienti sul fuoco. Non ce la fai, Vis? Hai bisogno d'aiuto? Con te, eh? Dai, stai dietro il nostro, grazie. Ammazza, grazie. Su. Sempre all'ultimo secondo mi chiamano. Dai, vai. Sono anche bruciato. Ma un po' prima mai, eh. Mamma mia, pensava tu. 10 secondi. La usiamo tipo una salsina? Sì, esattamente. È pronta? Frulliamo anche pezzi di guanciale, mai visto questa cosa. Dove la vuoi? Sopra quello. Stop! Me lo dico contro me stesso. Faccio dai tutto. Simone, consegna, Simo! Stop! Ok. Vabbè, vi tolgo 30 secondi dopo, non c'è problemi. Ecco. Vai. C'è le padelle che si stanno fondendo. Ne ho fatto solo uno. Ma mettilo qua. Ah, scusa. Allora, mazza che fame. Sì, però è bello però. Anche è bello, bello goloso, è anche bello. Perché i panini sono sempre golosi. Allora, così, così. Chiara Maci lo divide con Riccardo Rossi, tanto divido ormai tutto. Tanto, è vero, dai. Ho insegnato questo morso, si chiama violenza. Dividiamo con Riccardo Rossi, io arrivo col coltello. Ah, mamma, sì, dai. Non c'è problema. È molto, molto, molto buono. No, perché c'è questa melanzana col pomodorino che ricorda effettivamente un po' la norma, nonostante sia grigliata, apprezzo. Così l'hai reso un pochino più leggero. Questa frittatina buonissima e si sentono tutti i sapori. Guanciale questo? Bacon. Bacon, buonissimo, brava. Quando si parla di maiale, Riccardo arriva all'unisono. Ecco, infatti, vorrei prendere il pezzo mio qui. Oh! No! Come no? Ecco per... L'applauso è partito e si è fermato perché gli hai delusi. Dai, parla, dimmi. 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 Good. Com'è? Ha ragione Chiara Maci. A me la sai, sta bene? La frittatina è da paura. Beba? Posso chiederti la forchetta? La frittatina è da guarda paura. Guarda che ti combino io, eh. Eccellente. Eccellente. Mi hai dato la fiammetta? Un po' era un eccellente un po' asciutto. È un filino asciutto, ma il club sandwich è sempre un filino asciutto. Perché ha un sapore, c'è un po' di affumicato, c'è la freschezza del pomodoro, il pane è giustamente tiepido e appena biscottato e c'è l'adorabile frittatina che lo rende Mediterraneo, frittata. Una bozza liscia per fiammetta. Allora, passiamo a quello più gourmand. Taglielo. No, faccio io. Picciona. Ti piace molto tagliare a... Chi è? Mangialo, no, dai, ora su, no, taglialo piccolino. No, lo prendo con le mani. Scusa, l'abbiamo detto. Ostrica, foie gras, carciofi, crema di patata gialla, profumo di guanciale, mentuccia, c'è di tutto dentro. C'è di tutto, allora, sono sincera, ero spaventata perché ho visto ostriche e foie gras insieme in un club sandwich. Al di là del fatto che sono due elementi, comunque due ingredienti pregiati da mettere in un club sandwich, mi sembrava una cosa strana. Invece è molto buono, perché questa crema di patata ammorbidisce ed anche un po' di... mancando il formaggio, è come se ci fosse anche un... sì, la cremosità di un formaggio. È molto buono. Sembra un finto cheddar. Sai il cheddar e che anche il carciofo sta bene. Sì. Ah già, perché c'era la patata house americana. Sì. Guarda, così proprio, tranquillamente. Poco a poco.
Ha fatto una faccia sentendo i vari stadi dei sapori, no? Era un crescendo. Ti giuro che non ho mai mangiato una cosa di questo tipo. Neanch'io. E come crema il sandwich è molto buono, complimenti. Hai capito? Sì. Quello è chiaro, più traditional, ma fantastico questo, eh? Sentiamo adesso che dice Fiammetta Fadda. È molto buono, è un'ottima idea, io però lo trovo... C'è un punto in cui gli manca la freschezza. Avrei messo della buccia di limone e gli non manca, è stata messa. Gli manca una nota di freschezza che è tipica, fa parte dei contrasti del club sandwich. Ho capito che dici. Votate, signori miei. Quello di Veronica, con la frittatina, una sorta di norma all'interno, col cacio e ricotta, la mozzarella, un po' più mediterraneo. E quello invece è un po' più gourmet. Oserei dire... quasi franco-americano, perché ci sono ostriche e foie gras e poi la patata americana che diventa una piccola vellutata che prende il posto del formaggio, aiutata dal guanciale. Mi sa che vi sono piaciuti. Sì. Però ha prevalso la mediterraneità, quella che ho scelto io. Veronica, 15 a 14. I'm playing. Festeggiamo, pubblicità. Bentornati in studio, amanti e viziosi del palato, perché ci siamo coccolati con due club sandwich paura, direbbero a Milano. 15, quindi unplay per Veronica, su 14, un punticino solo vi distacca di Alessio. Pesce, anguilla o rombo? Rombo. Brava. Meno male, guarda Riccardo. È il rombo l'ingrediente base della prova di creatività. Grandissimo pesce, fantastico, uno dei miei preferiti, delicato, compatto in cottura, allo stesso tempo quando si tocca facile da sfogliare, lo promuovo. Sì. Voi dovete renderlo creativo però, fate la spesa, 30 secondi, via! Allora, l'avero mi esce con del burro, del pan grattato, della patatina bollita, della zucca bollita, no, cotta al forno, scusate. Qua usciamo con panna e yogurt, mi sembrano. Sì. Queste sembrano briciole di pane, uvetta mollata, semi di... girasole. Girasole, uovo, cavolo cappuccio, pannocchie baby, limone, carote, ammazza quanti ingredienti un'altra volta. Qui anche il ginger ci piace, stop! Vai. 10 minuti, stupiteci, via! Che fai? Sei un punticino solo di differenza, siete stati bravi col club sandwich? Allora, l'idea del club sandwich, siccome il club sandwich si accompagna di solito con patatine fritte e un'insalata negli Stati Uniti che chiamano coleslaw, ho pensato di accompagnare il pesce con la coleslaw, che è un'insalata. Ha un titolo di... il piatto? Il piatto vorrebbe essere un rombo americano, quindi avevo pensato a un rombo delle Bermuda, qualcosa del genere. Capito? Insomma, che è più con l'infradito, sì, pantaloncino, asciugamano, sì, sulla spalla, ok, da sole, e cammina anche un po' così. Che fai, friggi? Friggerò, accendo l'olio, giustamente. Grazie, sono 10 euro. Allora, ingredienti dell'insalata. L'insalata è carota, cavolo cappuccio, uvetta e sour cream. Ok, e le pannocchiette? Le pannocchiette sarà il contorno caldo. Nella tradizione... Come nella le fai, bollite? Le faccio saltate in padella è lì che voglio arrivare, ragazzi. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie. I semi li metti nell'insalata o... I semi li utilizzerò per fare la panatura. Allora, fare due padelle sul fuoco. Leggermente più croccante. Due padelle. Per tostare i semi? Per il pesce. Il pesce lo friggo. Il pesce lo friggi, l'insalata è tutta crudo? Sì. Ah, ok. L'insalata è crudo. Ok. Per questo va tagliata il più sottile possibile, perché... Ok. Con difficoltà, ma... Allora, fallo dritto la fetta e poi è più facile.
puoi chiedere un aiuto per tagliarlo molto. Purtroppo l'ha già usato in extremis, cosa che gli ha permesso di acchiappare un voto molto. Sei sicura da questa parte? Lo volevo fare un po' grosso, però. Perché lo usi così con le fibre? Sì. Sì. No. No, no, si fa, cosa ci devi fare, dimmi? E devo fare un'emulsione con olio e zenzero. E allora ci rimangono i pezzettini. Sai che cosa faccio gli occhi a ramaci? Io lo grattugio dalla parte sottile, poi lo metto fra due cucchiai e lo spremo sì. E esce il succo. Capito? Capito. Ah, con due cucchiai. Dalla parte sottile, questa qui. Poi lo spremo. E poi dopo lo spremo. Vai, fai il resto. Oramai. Grazie. Sono campanelli automatici che leggono nel pensiero, superano la coda di paglia e intervengono, capito? Non voglio chiedere l'aiuto, meglio di no. Piccolo suono, ma come hanno fatto a leggermi dentro? Qualche fiamme ha preso questa nuova... Salutiamo tutti i pescivendoli e i pescatori d'Italia, fate un applauso, sì. Che si svegliano presto la mattina e ci fanno trovare degli ottimi prodotti sulla nostra tavola dove te lo spremo. Vero. Ho già capito. Io lo volevo spremere qua. Guarda, va bene. Ti piace di vetro così anche la nostra regista contenta che vede tutto quello che c'è dentro. Guarda, li metti. Vai, te lavora, che fai? Ok, io faccio il purè di zucca. Ah, vai, così non ci sono tutte queste brutte fibre cattive che ti rimangono sui denti. Mi ci metti un po' di olio anche. Sì. Grazie. Ma ci va anche il sale? Sì. Allora lo mettiamo prima così si scioglie nella parte liquida. Sì, grazie. Perché se lo metti con l'olio si impermeabilizza il chicco e poi rimangono i granellini. Grazie. Allora, tu stai facendo del purè di zucca e patate. Sì. Che ci fai con questo purè? Lo abbino al rombo. Che prima passo in questa emulsione, poi nel pan grattato. Ah, prima la passi nell'emulsione? Sì. Ma è per quello che a me andavano bene anche quelli un po'... Sì, rimangono fredenti, fidati di me. Fidati di me. Dai, diciamo che hai usato un aiutino che mi sono anche io improvvisato. Se hai bisogno di qualcos'altro ti do una mano dopo. Dai, tranquilla. Grazie. Attenta a non bruciarlo però, perché se passi nell'olio, nel pan grattato e poi ancora nell'olio... Sì, ma a me piace un po' bruciatino. Fate quello che vi fa. È venuta una ricetta. Dalla ricettina che ti è venuta in mente, dai. La vuoi a filettino con... No, facciamola con rombo intero. Oh. Perché il rombo ha una grande particolarità. Ovvero la pelle. Questa pelle così spessa, elastica, che nasconde sotto un piccolo strato... grasso cartilaginoso, che vuol dire che cuocendosi protegge come un manto umido la carne sotto molto delicata. Quindi prendete il rombo, semplicemente viscerato, ma li trovate già puliti, lo lavate e lo incidete sul dorso, ok? Lo salate e lo pepate appena in modo che possa entrare anche all'interno della carne e lo mettete in teglia adagiato su un letto di patate fatte sottili, in fondo a tutta la teglia. Condite, girate con le mani prima di metterci il pesce con sale, olio, pepe e rosmarino. Uno spicchietto d'aglio in camicia, due pomodorini che si spaccano in cottura e danno un filo di acidità, adagiate il rombo sopra, mettete un mezzo bicchiere di vino bianco e un bicchiere di acqua insieme, ok? Mettete tutto in forno, prima con la pellicola, con la stagnola sopra, bucata con un coltello in modo che cominci a far evaporare l'acqua e poi dopo 10 minuti lo togliete, circa 190 gradi la cottura del forno, in modo che possa poi restringersi questo sughetto fatto di acqua e dei liquidi che il rombo rilascia, che assorbono le patatine e diventano buonissime. E sopra il rombo non diventa asciutto, come spesso lo vedo fare in alcuni posti, ma rimarrà tutto bellino cremoso. E con un cucchiaio la pelle si staccherà in un attimo e lascerà sollevarsi quei filetti bianchi splendidi. Spruzzata di limone e via andare. Allora, mancano 2 minuti e mezzo. Mettiamo a friggere il rombo. Ma te l'ho chiesto, che lavoro fai? Sono un impiegato. Lavoro in una pubblica amministrazione. Ok, ci piace. Hai un macello sul tagliere. Bah. Ok, allora tu hai una cosa in comune con Riccardo Rossi. Sono romano. Non solo. Tu ami passare, tu vedi a volte le feste come qualcosa di triste, perché ti ricorda un capodanno solo, un po' triste, come piace a te, no? Che c'è questa parte un po' ermetica, autodistruttiva delle feste. Solo in compagnia di una bottiglia di Frascati bianco gelato secco. Come tiene compagnia quel, ma pure a capodanno
proprio te lo risolve il Capodanno, capito? È un grande vino. È un grande vino che ti risolve anche quel momento del suicidio immediato. Hai capito? Ho capito, ma te lo scoli a mezzanotte, a luna che fai? No, no, non sai più cosa succede a luna. Cioè, quando te lo scoli a mezzanotte, a luna è un ricordo. Si viene la mattina alle 7 e vai subito a fare footing. Il primo dell'anno. Io passo dei capodanni alternativi, allora. Allora, qua... Frigo il pesce. Vai, friggi perché manca un minuto, eh. Manco un minuto, abbondante olio, ben caldo, ci piace, le pannocchiette sembrano rosolate, l'insalatina bella croccante, molto americana. È pronta, il piatto psichedelico, allo stesso tempo è già predisposto per accogliere entrambi gli ingredienti. Qua come si è messi, vero? Bene. Bene. Devo solo impiattare. Dai, impiatta. Non è presentazione, eh? Beh, vabbè, è però... mangeretto questo, eh? Aggiustalo di sale, se ci devi mettere... Sì, sì. La salsina, magari dove c'è passato il pesce come salsina sopra, sarebbe perfettamente, sai? Dici? Sì, perché il ginger toglie anche la dolcezza della zucca. Infatti va mangiato insieme, però l'ho messo di fianco così se a una persona non piace, scido un po', no? Mettici un pochino della salsina. Anche un po' di pepe ci starebbe bene. 2-1 stop. Cosa hai fatto? Ho bruciato il pesce. Che silenzio. Cioè è nella... Alle Bermuda fanno sta roba col burro e le pannocchie? Non lo so. Poi Bermuda non t'entra più dopo. Allora, di fronte al vostro tagliere per essere giudicati da Chiara Masci in partenza, questo è il piatto di Veronica. Facile, l'ha passato in una emulsione al ginger, rosolato in padella al pan grattato, crema di patate e zucca. Buono. Mi piace nonostante la panatura resti un po' scollata. Cioè, non è croccante, non è l'effetto croccantezza. Sembra quasi un accompagnamento, cioè non è proprio panatura aderente, diciamo. Però mi piace, si sente molto bene il ginger e la zucca e la patata insieme stanno bene perché ovviamente danno un minimo di dolcezza, anche se c'è già nel pesce. Non era richiesta, ma non posso fare a meno di notare la bella presentazione di questo platter. Ti piace questo piatto qui a te? Sì, piace. Giallo e blu stanno benissimo. Questa è la crema? Sì, zucca e patate, una sorta di purea morbida. Very good. Non ho capito la frase di Chiara Masci, ma... Nella mischia, va bene. Giocano a rombo. Sì. Questa l'abbiamo capita in due. Molto buono, è un filino grasso, ma però c'è il sapore dello zenzero che riscatta la dolcezza del contorno con la carota. La zucca. E qui, scusami, con la zucca unita alla patata, che crea una nota di colore ed è anche un po' una novità. Zenzero, dolcezza, ottimo piatto. Vai, andiamo alle Bermuda. Senti Simone, ormai abbiamo un po' di confidenza. Vai, questo è il piatto. Non vuoi valutare quello che era bruciato da lui, secondo lui? Non vuoi Io l'ho assaggiato, forse è meglio quello che è nel piatto. Questo? Ah, perfetto, sì. Ok, basta. Okay. Ma non l'ho visto, ha bruciato un filetto e l'ha rifatto? Sì. Sì, ma in due secondi, comunque dai. L'insalata è buonissima, il pesce è crudo. Beh, sì. Ma lo voleva lasciare semicotto perché dà il contrasto con la carnosità, il seme di girasole. No, no, è davvero molto buona l'insalata. Tra l'altro rinfresca, sa di insalata americana ovviamente perché è condita anche in modo abbastanza strong. Essendo però il rombo l'elemento principale,
non saprei come giudicarlo, nel senso che la parte lì è rimasta bruciata, questo è un po' crudo e manca dei semi, della panatura, del non so. Manca anche un po' di presenza. Sì, dici. Perché è rimasto solo un pezzettino. Dai che te lo taglio io, vieni. Passi il coltello, fiammetta. Grazie. Beh, sì, è chiaro che anche l'insalata, che è molto buona, copre il rombo. Io ho acchiappato pure un po' di panatura invece che c'era evidentemente sotto, un croccantino. Il rombo non si sente tanto, però peccato, perché si vedeva che c'era una buona intenzione. Faccio il boccone anche a fiammetta. Sì, dai. Anche la parte lei croccante. È molto buono, è un piatto molto riuscito, molto americano nell'idea, diciamo, del pesce così, con vicino l'insalata che rinfresca. Il coleslaw è una roba deliziosa, devo dire. Signori, votatelo col celeste come il colore del piatto per Veronica. Filetto di rombo marinato al ginger con purea di zucca. Proprio passare a un piatto un po' più americanizzante, con il rombo delle Bermuda di Alessio, con l'insalata di cavolo, cappuccio, carote, uvetta e panna acida, pannocchiette glassate e rombo. 13-11 per Veronica, 28-25, 3 punti soli. Roast beef, non guardavo la maglietta, mi piace. Roast beef o ciambella? Presentazione, non lo mangiano, deve essere bello come il sole. Roast beef. Sicura? Sì. Ha scelto lei. Tocca a lei. Il roast beef, questo è l'ingrediente per la prova di presentazione. Roast beef, presentazione, bello, non lo assaggiano. Bello deve essere. Stacco sul piatto, pulizia, presentazione intesa anche come omogeneità se fate più pezzi tra l'uno e l'altro. Questi sono i criteri. 7 minuti per voi, spesa di fronte a voi, via! C'è un bel kit pieno di mesti, di pentoline, attrezzini vari per la cucina, stupendi. I nostri in studio verranno a casa vostra, di chi lo decidiamo adesso. Che fai? Faccio una rosa con roast beef, bresaola e radicchio. Ma dimmi una cosa, dimmi, che c'entra con la ricetta? Ma t'arrabbi ogni tanto? Ma no, non spesso, raramente. Pensa se si arrabbia. No, se mi arrabbio allora, poi... Ma adesso mi fai arrabbiare, capito? E se continui così, in questa casa non ci vieni più. Perché questa casa non è un albergo. Anche se esatto. Faccio i club sandwich. Però ecco, vedi, con una ragazza così è facile anche fare pace. Ma che sta a dire, sta arrabbiata? Pedro mi risponde subito così. No, in quei casi... Che segno sei? Capricorno. Quindi? Non è che... C'hai un mezzo aiuto, dai, mettiamola così. Piano, mezzo. Cioè, se vuoi potresti farmi tipo una salsina, cioè tritarmi il prezzemolo e il basilico. Voglio una salsina densa, però se vuoi posare il mix. Come faccio? Ma come fai a dire di dai, su, dai. Ma aiuto la cucciola, povero mixer. Appunto. Il mixer lo uso io, vai. Sì, ma non mi piace tanto. No. Mi piace tagliare col coltello. Sì, ostina. Allora, quanto vado io a occhio? Me ne serve un pochino, perché devo decorare. E deve essere densa, però, eh. Ammazza, però poi... Deve essere densa, ci mettiamo anche i gambi dentro allora. Sì, che sì, dici? Fai come vuoi. Allora, titolo del piatto ce l'hai? Rosone di roast beef e bresaola. Una rosa. Uno un po' più bellino. Com'è che si chiama lui? Andrea, fai che rosa di Andrea, rosa nel deserto. Sì, sembra una rosa del deserto, sai quelle, no? Sì. Sai quanto romantica quella cosa?
No, io non tanto. No. Ok, come l'hai conosciuto il boys? Siamo conosciuti in un locale. Tipo? La salumeria. Racconta, racconta. Com'è andata? No. Ciao, ti posso offrire da bere? Così, sì. Tipo film o... Sì, una cosa del genere. Non me la racconta giusta. Stiamo cercando di sorvolare, vuoi che cambi argomento? Sì, se vuoi. Se vuoi. Se vuoi puoi farmi la salsina, se vuoi. Allora, sto cercando di renderla omogenea senza aggiungere troppo olio, altrimenti viene troppo liquida. Ti servirà per? Per decorare il piatto. La metti intorno? Sì, faccio tipo una griglia. Posso fare una cosa? Guarda, metto un goccino, visto che c'è il ghiaccio in dotazione, uso un po' dell'acqua fredda, così non si ossida e crea un'emulsione. Infatti. Te lo volevo dire. Però. Lo volevi dire, però hai detto, vai, meglio di no. Allora, ti serve con i pezzettini o vuoi l'olio verde filtrato? No, i pezzettini mi vanno bene. Sì? Sì, mi vanno bene. Arrivo di là, eh? Ale! Assolutamente. Preparati un titolo da dare al piatto, che prima mi hai stupito con i titoli... Ok, adesso sono soddisfatto. Vai. Grazie mille. Ci mancherebbe. Vado fattura a casa poi, eh? Allora, lei ha fatto la rosa, tu che... Io faccio un piccolo aspic. Ammazza, vuole essere... stai gelatinando direttamente? Vuole essere un pranzo da portare al lavoro. Carino come idea. Sì. Non l'abbiamo ancora mai fatta. Vuoi raffreddarlo... Nel ghiaccio. Con l'acqua. Nel ghiaccio. Metti un po' d'acqua. Acqua e ghiaccio, certamente. Sì. L'idea era proprio questa. Mm. Grazie per il consiglio. Ci mancherebbe comunque. Altro. Raffredda ancora di più. Questo mi hai dato un'idea. Bravo. Cioè? Che hai dato il dato? Sì, è giusto, con il ghiaccio e il sale. Questo lo sanno tutti i buoni direttori di sala che quando ti portano la bottiglia tu l'assaggi. Manca un pochino di temperatura al ribasso, ti portano la glacette, acqua, ghiaccio, così ancora si prende meglio la bottiglia, poi il sale. Spinge ancora di più. Allora, hai usato la Gara-Gar per gelatinare? Ho usato la Gara-Gar. In polvere. Ok. Ci piace. Era forse l'unico che mi permettesse. Oltretutto è vegetale. È vero che in questo caso è carne, però l'aspic è un vecchio piatto che a alcuni piace. E comunque può essere trasportato senza bisogno di frigo, ad esempio. Anche perché la Gara-Gar è una delle poche pochi gelatinanti, estratto da un'alga, che resiste anche alla temperatura. A volte si può anche leggermente scaldare, se non erano 60 gradi. Allora, parliamo di roast beef. Idee di, non solo di presentazione, ma di ricettazione, Chiara? Allora, no, roast beef fa di, che da presentare non è bellissimo come colore. No, da mangiare, a me ci interessa quello qua. Un po' banale, però io farei dei rotolini con all'interno una crema di patata viola, per cambiare un po' invece che un purè di patata viola, e una riduzione, non so, di vino da mettere sopra, perché mi piace che sembri un po' umido. Lui lo sta mimando nel frattempo, perfetto. Mi piace che sia un po' glassato, un po' umido, perché sennò mi sembra secco da vedere, che è la cosa che è meno a me bella. Piace con i fichi freschi dentro il formaggio. Ah, sì. Freddo. Ah, vedi, freddo. Invece a me il roast beef piace con quella coppetta a forma di navicella, di sugo, dove io mi infilo dentro una ciriola tagliata a metà che assorbe tutto il sugo, tipo una spugna. Poi prendo 4 fette di roast beef e me la mangio così perché sto a dieta. Quindi... Sì. Soprattutto se quel fondo viene fatto con dei prelaborati schifosi. No, proprio quelli suoi. Ti ammetta? Io devo dire che il roast beef è il piatto che non può mancare quando uno va in Inghilterra, perché allora lo mangi veramente com'è, cioè questo grosso pezzo di manzo tagliato caldissimo, dentro rosso con la goccina di sangue, accompagnato come si fa la domenica con salsa di menta e Yorkshire pudding, che è un misto di farina e sugo dello stesso roast beef. E poi quello buono, fantastico e famoso, è tutto cioè coperto di senape in polvere e poi infornato. Quindi è anche facile da fare. Mancano 10 secondi, signori miei. Vi consiglio sempre di sformarlo sul tagliere.
Deve entrare l'aria sotto con un coltellino anche più piccolo. Fantastico, ci sei. Bella lì. Bravo. Bravo. Stop al tempo. Bellissimi. Questa salsa è stupenda. Belli, 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 con l'idea dentro, con tanto amore, rischiosi anche, riusciti? Ma questo non lo so, lo vedremo dopo la pubblicità. Bentornati in studio, Cuochi e Fiamme all'ennesima potenza, 28 a 25, tre punti soli dividono Veronica da Alessio e hanno fatto due piatti bellissimi, e questo lo posso dire, tanto per entrambi vale. Questo è il piatto di Veronica, il tema era presentare il roast beef. È meraviglioso, è davvero stupendo, cioè non c'è niente, stavo cercando qualcosa messo male, ma non c'è niente, non esiste un difetto, è stupenda questa rosa da fotografare, da mangiare, cioè invoglia, però anche esteticamente molto bella. Tra l'altro tutta la salsina verde fatta effettivamente molto bene è disposta bene, cioè le pennellate sono giuste, sono ordinate, c'è anche la fogliolina. Spettacolo, qua spettacolare, che fiamme, sì. Se vi siete persi Bravo, qualcosa davvero. Li trovate sul nostro sito o sul nostro social network, che è cuochefiamme.it Facebook. Vabbè. Allora, è pazzesco. E devo dirti una cosa, Simona. Questa giuria ha fatto tanto per ottenere, dopo tante puntate, due piatti come questi. Sai, picciotto, ha fatto bene la cosellina. È stato ispirato dall'amore. È fatta molto bene, tutte le cose che ci piacciono sono state rispettate, si vede che un messaggio è passato e noi siamo orgogliosi di questi qui a Cuochi e Fiamme. Un applauso alla nostra giuria! Dai, 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 che se lo merita! Guarda che piace. Ma è vero che è un rosone, perché potrebbe essere una vetrofania, potrebbe certo, essere un vetro a piombo moderno, naturalmente, di una chiesa non saprei, dato che Romanica, l'argomento è gastronomico, e anche queste strisce intorno, sì, mi ricordano certe vetrofanie di Saint Paul de Vence. Ma certo. Dove? Ci passo davanti tutte le mattine quando vado a casa. Dove gli artisti del posto fanno cose del genere. C'è una grande tradizione. Ragazzi, Cristina, l'elogio è questo. Di che stiamo parlando? Allora, Alessio ci ha fatto per la prima volta Cuochi e Fiamme, sì. Visto i tempi. Sì. Un aspic gelatinando una giardiniera con un manto di roast beef intorno e servendo una sorta di... Sembra, visto così, sembra un Vladimir. In realtà non è lavorato, è solo un culì di pomodoro. Non c'è la vodka. Comunque sei stato geniale, perché effettivamente sei stato il primo in pochi minuti fare un aspic, comunque, che da presentare è bellissimo. Cioè, a qualcuno può non piacere ovviamente la gelatina, però da presentare rimane meraviglioso. È fatto molto bene, queste foglioline sopra sono messe egregiamente, è carino anche il bicchierino di fianco. Mazza. Omogeneo come sì, grandezza. Veramente bravo, poi si vede benissimo il roast beef, che non dimentichiamo, è l'ingrediente. A tutto questo io posso solo aggiungere appunto poi la semplicità, quando lo diciamo noi, guarda, tac, tac, piatto, finito. Pulito. Pulito, perfetto. È un capolavoro, sangue freddo, di lui che sta lì a guardare col ghiaccio, diventa gelatina, subito! Perché fare questa cosa con queste foglie tutte appiattite, ragazzi, peccato che non c'è la vodka, ma proprio di una cosa. Infatti stavo per dire, c'è un peccato solo. Fantastico. Ecco una cosa, diciamo, che sembra un po' retro, per cui non la si fa più, ed è un vero peccato che in casa non si faccia, perché permette una presentazione straordinaria, tra l'altro è anche semplice, perché tu fai la gelatina, poi dopo la metti al freddo, dimostrazione per tutti che ci vuole anche poco tempo, con l'agar-agar per esempio, e è assolutamente delizioso con le sue cose, con le verdurine e l'aspic e il roast beef che si vede in trasparenza. È un piatto eccellente, fatto poi da un uomo. Ecco. Sono ancora più sorpresa. Allora, ricordo, 28-25, Veronica su Alessio. Questo è il piatto di Veronica. Io ripeto ancora una volta, stupendi. Bravi, perché in 7 minuti non è facile.
Poi l'aspic con sciottino di pomodoro di Alessio. Sembra monotono, ma ve lo meritate. Sì. Ci sono 3-5 a testa. 15 pari, ma vince lei per 3 punti. Ti porti a casa un super tipo di Cuochi in Fiamme. Io mi complimento con te. Non perché hai perso e sono complimenti così per gioco, ma perché è stata molto brava lei nel finale. Ma tu sei stato fantastico. Questo piatto mi è piaciuto un sacco. Venite con me. Venite. Adesso aggiungiamo un goccio di vodka, visto che adesso prendi un po' da. Possiamo. Ci assaggiamo l'aspic e la rosellina. Ci chiamo a parte. Domani, nuove rose, nuovi shots a Cuochi in Fiamme. Shot 40. 40 punti, quindi sono molto felice. Complimenti, brava, complimenti. Grazie, un peccato. Bravissimi tutti e due. È venuto col freddo. Questo lo visto quanto mi lo mangio, guarda, la gelatinara. E lo mangio. Sì. Brava.